Benvenuti a Pino Forum. Una manifestazione che ha degli elementi assolutamente importanti, uno su tutti la location. Due, il food. A dire più quanto posso Ciao a tutti ragazzi all'host, eh! È l'unico host, tutti parlano di chef, ma poi la gente ci parlano l'host. E tre il vino. Questo è con la posa. C'è posa in fermentazione. Siamo dinanzi allo stand di Salvini, che è il commerciale di fattoria di Capezzana di Filippo Continuo Bonaccorsi. Questi sono i tre elementi di questa manifestazione. Partiamo dalla location e dalla sua storia. Decomposti e decomposte, e finalmente siamo a Vinoforum con la mente creativa di tutto ciò. Ciao, piacere, sono Emiliano. Vinoforum è un grande hub, è un connettore di realtà enogastronomiche. È partito come un evento enologico, per cui abbiamo portato 16 anni fa in piazza forse 15-16 aziende, siamo arrivati ora ad averne 520 all'incirca, e nel corso del tempo ho capito che ovviamente il buon vino va condiviso, ma con il buon cibo. L'obiettivo di Vinoforum è quello di A. sdoganare il mondo del vino da tutti i suoi tecnicismi, B. mettere in sinergia gli attori che possono essere consumer e business, per cui ha un tono di comunicazione doppio, per cui le aziende possono parlare agli operatori del settore, ma possono in contemporanea farsi molta comunicazione, perché Vinoforum comunque è ormai un brand nazionale che fa passare circa 50.000 persone in 10 giorni. Quelle persone si divertono, ma divertono responsabilmente e cercando la cultura del vino. E ho cercato nei primi anni di mettere a posto l'impalcatura di Vinoforum. Ce ne sono voluti parecchi di anni, circa 5-6, per iniziare a vedere i frutti. Certo, era un po' più difficile. Paradossalmente, le prime due edizioni di Piazza Cavour, quindi 16 anni fa, erano molto di nicchia. Poi esplosa al terzo anno, e dal terzo al sesto anno c'è stato l'adeguamento, cioè cercavamo di capire come far crescere questo format, per cui un po' come quando il bambino ha 14 anni, hanno i brufoli, inside devi andare, no? Quindi c'hai un attimo di stasi, e poi abbiamo trovato il nostro, diciamo, la nostra strategia, il nostro focus, e quindi l'abbiamo sviluppato e siamo arrivati adesso, mi permetto di dire, a un momento che ha molto da raccontare. Mi soffermerei su un discorso che non è né eno né gastronomico, se mi permetti, ma mi soffermerei su un discorso etico del cittadino che vive questa città, che a quanto pare capisce poco e niente del valore che una manifestazione del genere possano dare al territorio. Viviamo in un momento in cui ognuno guarda il proprio metro quadrato, non andando oltre, non capendo che produce soltanto negatività a quella che è la generazione attuale e le future generazioni, e quindi il sistema economico, politico, sociale attuale e quello futuro. Questo per dirti che invece di essere contenti che in città come Roma avvengano
momenti del genere, come possono avvenire a Londra, come possono avvenire a New York, come possono avvenire in tutto il mondo, perché io produco eventi in tutto il mondo e giro per eventi in tutto il mondo e non ho mai avuto problemi così tanti come li ho in questa città. Per cui la mia carta bianca e il mio focus bianco è quello di colorarlo e sperando che momenti del genere possano essere apprezzati, che persone che magari pensano che un parco serva soltanto per correre, e non serve solo per correre, ma è una cornice di, è un posto dove poter accogliere contenuti importanti. Ma così ti sei presentato oggi? Federico Artico è lo stand più bello di Vinoforum. Sono di parte? Sì ragazzi, sì. Sono di parte e gli amici sono l'unica cosa da portare avanti nella vita, perché sono quelli che ti servono il culo quella volta che hai una sola telefonata da poter fare a mamma, non glielo puoi dire. Soprattutto, visto che sennò sarei uno stronzo, questo signore qui è il primo anno che fa vino e ha tirato fuori un vino veramente buono. Quindi adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Tenuta Santi Apostoli, IGT Lazio Rosso. Chi c'ha la vigna, c'ha la tigna. Nuova realtà di quest'anno di Vinoforum è la champagneria. Al bicchiere chiunque vuole un bicchiere di champagne viene e se lo compra, e quindi in questo modo si permette a tutti quelli che hanno voglia di bere uno dei grandi champagne di Francia di assaggiare qualcosa che normalmente sarebbe un po' costoso per mettersi in una bottiglia interna. E siamo allo stand dell'olio. Esatto, in questa manifestazione abbiamo portato la selezione, insomma, di oli da far assaggiare, insomma, a tutti quanti. Okay. Faccio assaggiare questa, che è un'azienda del Lago di Garda, si chiama 46esimo parallelo. Allora, per fare la degustazione dell'olio dobbiamo prendere il bicchierino e scaldarlo. Benissimo, in questo modo l'olio va a tutte le angoli della bocca e riusciamo a sentire la madre. Proviamo con il centro Italia. Sassuoso, giusto? Soprattutto piantatela di comprare l'olio le cui olive vengono dagli stati dell'Europa comunitaria o da fuori dell'Europa comunitaria. Avete rotto i oli che vengono da fuori. Ha detto lui, ma... Come vedete, musica, gente che beve e si diverte, responsabilmente, perché finora gente ubriaca ancora non l'ho vista. Bella manifestazione, allegra, gente che mi piglia per mentre parla la telecamera. Ciao. Dove? Ma ci rivediamo in giro. Decomposti e decomposte, bentornati su Zombie Wine, l'unico canale che se non lo segui morde. Se quello che vedi ti è piaciuto, ti prego di iscriverti al canale Instagram di Zombie Wine. Oppure se ti piacciono i miei video, attiva la campanella e iscriviti al canale YouTube di Zombie Wine. Infine, www.zombiewine.com è il nome del mio blog e lì troverai tutto ciò che scrivo e i miei segreti oscuri.